Vogliamo eseguire le seguenti operazioni. Cominciamo dalla prima. Minimo comune multo 3, 4 e 12, dunque 12 diviso 3 fa 4, che moltiplicato per meno 1 mi dà meno 4, 12 diviso 4 dà 3, che moltiplicato per più 1 dà più 3, sommando al numeratore, meno 4 più 3 dà meno 1, meno 1 dodicesimo, che evidentemente si può anche scrivere come meno 1 dodicesimo, cioè il segno meno si mette davanti nella diffrazione. Queste due scritture sono essenzialmente equivalenti. Meno 2, meno 1 terzo, si può eseguire direttamente facendo 3 per meno 2 meno 6, meno 1, dunque sommando al numeratore meno 7 terzi. Minimo comune multo qui è 10, 10 per 4 40, poi c'è meno, mettiamo meno, 10 diviso 5 fa 2, 2 per 1 2, più 10 diviso 2 fa 5, 5 per 1 5, sommando al numeratore otteniamo 43 decimi. In questo caso il minimo comune multo è 8, 3 per 8 24, poi meno 8 diviso 8 da 1 per 1 1, 8 diviso 1 perché sotto al 7 è inteso 1, ci dà 8 per 7 56, e sommando il numeratore otteniamo meno 33 ottavi. Come abbiamo detto precedentemente, il segno meno si può anche mettere davanti alla interazione, scriveremo meno 33 ottavi. In questo caso il minimo comune multo è 12, 12 diviso 2 fa 6 per meno 1 meno 6, 12 diviso 3 fa 4 per meno 1 meno 4, 12 diviso 4 da 3 moltiplicato meno 1 da meno 3, 12 diviso 1 da 12 per 1 12 più 12, sommando al numeratore otteniamo meno 1 dodicesimo. In questo caso il minimo comune multo è 15, 15 diviso 5 fa 3 per 4 più 12, poi meno, 15 diviso 3 fa 5, 7 per 5 35, quindi meno 35, 15 diviso 15 da 1, 1 per 2 2, quindi scriviamo più 2, sommando al numeratore otteniamo meno 21 quindicesimi, che evidentemente si può scrivere in questo modo qua. L'ultimo esercizio, minimo comune multiplo è 60, 60 per meno 1 da meno 60, 60 diviso 2 da 30 per 1 più 30, poi 60 diviso 3 da 20, poi moltiplicato meno 1, quindi meno 20, e così continuando, 60 diviso 4 da 15 per 1 più 15, 60 diviso 5 da 12 moltiplicato meno 4 meno 48. Sommando al numeratore otteniamo meno 83 sessantesimi, che evidentemente si può scrivere anche meno 83 sessantesimi.